tutti ragazzi e benvenuti in questo primo episodio del fottutissimo Baretto di Creepy, una serie in cui andremo a parlare di attualità del mondo Pokémon, ma non lo faremo in stile Pokémon News, lo faremo in stile frizzante, spumeggiante, faremo qualcosa che possa aprire i cuori alle persone in questa community, insomma è un video in cui parlo di Pokémon, come al solito. Originalità. Allora, benvenuti nel primo episodio del Baretto di Creepy, dove andremo a commentare le nostre notizie. Notizie che in realtà vorrebbero essere recenti, ma che non sono, almeno la prima, perché la prima cosa di cui volevo parlare... Ah no! Aspettate, prima di iniziare dovete fare un paio di cose. La prima è lasciare un mi piace, perché questo è il primo episodio e almeno per il primo episodio lasciate un mi piace, poi dopo basta, però almeno per il primo lasciatemelo. Commentate qui sotto a fine video commentando le cose che commenteremo e soprattutto passate da Instagram, perché a fine video ci saranno delle opinioni vostre che mi avete scritto su Instagram in dei post dedicati che farò ad ogni Baretto di Creepy. Quindi a maggior ragione seguitemi su Instagram se volete entrare in un mio video. Stiamo arrivando ai ricatti, tra poco vi punterò una pistola alla tempia. Poi vediamo, se non passate da Instagram. Detto ciò, la prima notizia, finalmente iniziamo, che volevo commentare è quella, che in realtà non è una notizia ma una roba di un mese fa, che parla delle vendite di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Perché sembrerebbe, secondo delle voci che in realtà non ho particolarmente verificato ma mi sembravano piuttosto attendibili all'epoca, che le vendite di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee nel primo mese e mezzo dopo la pubblicazione dei giochi siano state delle vendite very good. Sembrerebbe addirittura che abbiano raggiunto più o meno i numeri di Pokémon XY, che è un ottimo risultato. Stiamo parlando di 10 milioni di copie vendute. Di certo non sono da buttare. Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, calcolate, ne aveva vendute 7 milioni. La mia domanda ora è: ci accontentiamo? Va bene così? Brava Game Freak, evviva coriandoli. Allora, se mi conoscete, se mi avete seguito durante il periodo Let's Go, io ero uno di quelli che diceva che il gioco non avrebbe venduto una sega, che avrebbe fatto cacare. E ok, ho sbagliato, va bene, il gioco ha venduto, siamo tutti contenti, anch'io sono contento perché cresce la community. Però quello che mi chiedo è: non potevano andare meglio le cose? Un sacco di gente, tra cui anche vari youtuber, hanno elogiato ai tempi Game Freak perché aveva rischiato tutto, perché aveva cambiato radicalmente il brand, perché aveva puntato sulla console fissa. Ora, è davvero così? Cioè, è davvero hanno rischiato? Secondo me no. Anzi, secondo me Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee è stata la scelta più safe che Game Freak potesse fare. Quello che voglio dire è che va bene il passaggio di console, va bene, tra l'altro Let's Go ha venduto 10.000 copie a fronte di una console nuova, quindi ancora meglio se si può. Ma tutto ciò non toglie il fatto che Let's Go Pikachu Let's Go Eevee avrebbe potuto vendere molto di più se solo si fosse voluto, se cioè il gioco si fosse voluto sviluppare con delle grafiche più moderne e in generale se si avesse voluto fare un gioco molto più longevo rispetto a quello che poi è stato il risultato finale. Let's Go Pikachu Let's Go Eevee è stata una scelta per mettere sul mercato un prodotto di rapida consumazione per non lasciare un anno di buco, che è andato molto bene soprattutto a mio avviso tra i non fan di Pokémon, tra i profani fra tante virgolette, ma avrebbe potuto andare molto meglio. È stata secondo me una scelta molto safe e molto sicura da parte di Game Freak, ma non è stata di certo una cosa rivoluzionaria, avrebbe potuto esserlo di più. Notizia questa che in realtà si ricollega alla seconda notizia di cui volevo parlare, e che è talmente recente che non vi ho chiesto neanche il parere su Instagram, che ha fatto ridere tutti ma che secondo me in realtà merita di essere discussa un attimino meglio, ossia il fatto che Game Freak, o Nintendo che si voglia, abbia rilasciato la demo di Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee dopo l'uscita del gioco. Adesso ci sono tutte le persone, no, che stanno facendo le battute, bravi, siete stupidi, morite. In realtà io vorrei dare un taglio diverso alla cosa, perché invece secondo me sono stati geniali, lungimiranti. Secondo me il ragionamento è stato più o meno questo. Allora, il gioco fa cagare, ok? Ci abbiamo i fan vecchi che sono adirati. Se un giocatore tradizionale avesse giocato la demo di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee che Nintendo ha messo in circolazione, probabilmente più che essere invogliato ad acquistare il gioco, sarebbe stato invogliato a non prenderlo. Ha senso pubblicare una demo prima dell'uscita del gioco se rischi di perdere quella tradizionale fetta del brand che ti compra il gioco a prescindere? No. Nintendo ha deciso di lasciare il mistero su Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee di essere molto ambigua proprio per spillarci i soldi, e per quanto io li odi è una scelta di marketing che ha senso, anche se ha tradito i fan per quanto mi riguarda. E la demo, la messa in circolazione una volta uscito il gioco, una volta assicuratasi le sue vendite, le sue 10 milioni di copie, perché a quel punto non aveva nulla da perdere, i soldi li aveva fatti, la gente il gioco l'aveva comprato. Con la demo puoi solo o convincere ulteriormente chi già non l'aveva acquistato che il gioco non lo vuole prendere, oppure raccimolare qualche altra vendita in più.
Torna? In questo senso, secondo me, il fatto che abbiano messo la demo dopo il gioco è interessante. È da figli di puttana, su questo siamo d'accordo, ma è interessante perché secondo me rivela molto quella strategia safe, o comunque quella strategia molto moderata, molto ambigua, che Game Freak e Nintendo per l'appunto ha deciso di adottare su questi giochi. Noi l'abbiamo preso in culo, loro un po' meno. Ma adesso arriviamo ovviamente alla parte forte. La parte forte che è il Nintendo Direct di mercoledì, che è stato figo. Cioè io, allora, non hanno annunciato un cazzo di quello che volevo. Ora, io Pokémon non me l'aspettavo proprio per un cazzo. Era evidente che non sarebbe venuto fuori Pokémon. Mi dispiace che non sia stato detto nulla su Town, che se vi ricordate avevo fatto un video, ve lo metto nelle schede, che era un gioco che mi interessava molto. Spero che non stiano abbandonando il progetto, perché secondo me aveva molto potenziale. E mi sono segnato sul telefono qualche giorno gioco interessante da profano che non ha mai giocato molto a videogiochi. Sto parlando di Pokémon. Sì. Sto parlando principalmente di Dragon Quest Builders 2, che esce il 2 luglio. E signori e signori, qua per i fan di Fire Emblem, questa sarà una bella notizia, perché mi ha colpito Fire Emblem, non l'avevo mai giocato. Ho guardato il trailer della Direct e cazzo, bello. Bello, mi ha convinto, mi è piaciuto. Mi piace il battle system, mi piace come si sviluppa il gioco, mi piacciono le grafiche, figo. Mi piace la trama, figo. Le tre case, figo. Anche questo uscirà il 26 luglio e qualora non dovesse costare la Madonna, potrei valutare di comprarlo e di provarlo. Inoltre mi sono segnato un Hellblade, che però sinceramente ho già dimenticato cosa sia, quindi... Okay. Ma a parte queste cose riguardo i giochi, io voglio dire che il Direct è stato wow. Perché ci hanno dato, allora, cioè io non lo so, ok, non lo so, cioè è una mia interpretazione, però secondo me durante la Direct ci hanno dato un sacco di indizi che Pokémon sta per arrivare. Adesso, io fino alla fine della Direct non ho detto niente, l'ho guardata con Luke e Fabio, me ne sono stato zitto. Ma già a un certo punto, quando hanno annunciato Dragon Quest, che hanno detto tipo prima di annunciarlo una frase del tipo: ed ecco a voi una delle nostre più rinomate serie RPG, era palese dagli occhi del tipo che stesse sottointendendo Pokémon e che ci stesse trollando. Ma soprattutto, a parte questa cosa qua, che va bene, era un po' un trollino, però sapete, no? Voi mi direte: Creepy, guarda che Pokémon non è il centro del mondo, ce ne sono altre. Ma quello che mi ha convinto di tutto ciò è stata questa scena. Cazzo, questa scena è palesemente, cioè io non ce la posso fare, è il riferimento al film Pokémon. È una scena troppo iconica, è un cult del mondo Pokémon, quelle bolle che salgono e che sono del primo film Pokémon, quello con Mew. E quindi cazzo, quello non poteva che essere un riferimento. Io stavo saltando sulla sedia, poi è venuto fuori Zelda. È stato secondo me un riferimento palese. E questo, gente, questo, scusatemi se sono esaltato, ma non vedevo l'ora di parlarne in un video. Questo è bello perché vuol dire che ci stanno mettendo hype, vuol dire che ci stanno facendo blink con l'occhiolino per farci capire che Pokémon sta per uscire. E quindi, bella per Nintendo, bella per Game Freak. Tra poco sarà l'anniversario del brand Pokémon, ci saranno 5 giorni di festeggiamenti. Io ve lo dico, teniamoci pronti, perché secondo me con questa Direct ci hanno voluto dire: ah regà, preparatevi. Ma adesso a parlare in romano senza un motivo, vabbè, seguo troppo gli youtuber di Fortnite di Roma. Il problema è che è vero. Bene, parlato di tutte le novità in maniera abbastanza tranquilla, senza approfondire troppo le cose, dandovi solo degli spunti di riflessioni miei personali, andiamo a leggere i commenti che mi avete lasciato su Instagram, andiamo a leggere le vostre opinioni. Allora, va bene, mi si sono scaricate tutte le telecamere, quindi devo fare in fretta, leggiamo velocemente i commenti che mi avete lasciato, tanto li ho già scelti. Allora, per quanto riguarda la prima notizia, adesso vado a recuperare il commento, ma se non ricordo male il commento era di un certo iBongio, che ci scrive che le vendite di Pokémon Let's Go Pikachu, Let's Go Eevee così alte porteranno a un abbassamento dell'età media della community. Vero, vero, caro iBongio. Ma questa è una cosa positiva, perché tutto sommato tutti noi abbiamo iniziato a giocare Pokémon quando eravamo piccoli e stupidi. E quindi il fatto che ci siano nuovi bambini piccoli e stupidi che giocano a Pokémon porterà a creare in futuro degli adulti che usufruiranno di contenuti più maturi. Quindi GG per Game Freak, GG per Let's Go. Se è fottuto, va bene. Se è fottuto l'audio, va bene. Grande, se è fottuto l'audio del computer, quindi adesso mi sentirete col culo. Il prossimo commento che riguarda invece la Direct è di Tommyson02, che ci scrive: niente di speciale la Direct, ma neanche così brutta. Forse abbasseranno le aspettative per... Poi ci scrive un continuo, grande come una casa, che immagino, per il futuro. Sì, anche secondo me questa Direct è stata fatta un po' per stuzzicare specialmente i fan Pokémon, vi dirò. Un'altra cosa che volevo però dire della Direct è che, vi prego, basta portare in Direct giochi del cazzo. Cioè, adesso facciamo un bel minuto di silenzio e guardiamo lo screen di questo gioco che hanno messo in Direct, che
veramente welcome to 2002. Mio zio con il cazzo lo faceva meglio, probabilmente. Basta giochi del cazzo nelle direct. Piuttosto facciamo giochi con grafiche semplici, come quello di Zelda, come il remake, scusatemi se non mi ricordo il nome, come il remake di Zelda lì che hanno mandato, ma fate delle grafiche godibili, perché vedere questa roba qua è veramente un dolore per gli occhi. Detto ciò, siccome quest'audio è orribile perché mi si è fottuto il computer, visto che ho fatto tutte queste cose di fretta e mi sta esplodendo la testa, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che il primo episodio del baretto, che è questo, vi sia piaciuto. Se così, vi invito a lasciare un mi piace, perché il primo episodio, e almeno il primo episodio, lasciate lo sto like, commentate qui sotto le notizie facendo un circolo di opinioni vizioso, un qualcosa di spumeggiante, frizzante, vivace. Iscrivetevi al canale, spero che si veda tutto bene, spero che questa nuova impostazione vi piaccia. Iscrivetevi, no, già detto, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed, e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.